E in questo video andiamo a vedere come aggiungere e controllare i dispositivi Sonoff all'Hub Domotico Home Assistant. Se sei interessato all'argomento, non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella. Ricordo che per seguire questa guida nello nei Sonoff che vuoi controllare tramite Home Assistant deve girare il firmware Tasmota, e se ancora non l'hai fatto, qui sopra ti lascio la guida su come flashare Tasmota nei dispositivi Sonoff. E oltre a questo, ovviamente è anche necessario un dispositivo su cui giri Home Assistant, e se ancora non ne hai un'istanza operativa, qui sopra ti lascio la guida su come installare Home Assistant in una Raspberry Pi. E ora iniziamo con la guida. Apri quindi un browser e digita nella barra degli indirizzi l'URL del tuo Home Assistant. Essendo la prima sessione, mi vengono richieste le credenziali che vado a compilare. Salva il login e procedi aprendo il menu laterale. Clicca su SIO, Add-on Store, cerca il tab Mosquito Broker ed aprilo. Per installarlo, clicca sul bottone Install. In questo caso non è necessario mettere mano nelle configurazioni, ma in descrizione trovi comunque i link alla pagina dedicata dell'addon in questione, dove troverai anche la documentazione. Avvia pure il servizio. Adesso occorre creare un utente di sistema che verrà utilizzato per accedere al broker MQTT. Perciò nel menu a fianco clicca Configuration, Users e clicca il più in basso a destra. Compila i tre campi richiesti. Il nome utente, che scelgo di chiamarlo come l'addon per coerenza, l'username, che verrà precompilato in base al campo precedente, e la password. Una volta fatto, clicca Create. Torna quindi su Configuration e questa volta seleziona Integration. E sotto la sezione Discovered dovresti trovare l'entry MQTT. Clicca pure il bottone Configure annesso. Ricordati di abilitare l'opzione Discovery con il checkbox. Conferma cliccando Submit. Seguirà il messaggio di successo. Chiudilo pure con Finish. Configurato quindi il broker MQTT su Home Assistant, è ora di passare all'interfaccia Tasmota dei dispositivi Sonoff che vogliamo controllare per collegarsi al broker. Apri quindi un nuovo tab nel browser e raggiungi l'interfaccia Tasmota del Sonoff da collegare. Dal menu principale clicca Configuration, Configure MQTT. Dovrai ora compilare pochi parametri. In host inserisci l'indirizzo IP dell'istanza Home Assistant operativa. In user scrivi l'username dell'utente creato in precedenza per il broker Mosquito e in password la password. Per inviare le modifiche clicca Save. Quando il firmware si sarà riavviato, apri la web console. Attendi qualche istante e se tutto andrà a buon fine dovranno apparire dei log per il servizio MQTT che informeranno dell'avvenuta connessione con il broker. Tra i record si dovrebbe anche leggere più volte Home Assistant. Torna ora appunto nella pagina di Home Assistant e ricaricala. Recati in Configuration, Integration, apri il tab MQTT e qui dovresti trovare il Sonoff appena configurato. In alcuni casi può capitare che il dispositivo appena collegato non compaia nella pagina principale di Home Assistant, e in questo caso bisognerà quindi andarlo a cercare manualmente nelle entità e aggiungerlo alla pagina principale. Clicca quindi tre puntini in alto a destra e seleziona Configure UI. Seleziona il più in arancione e ti verranno proposte diverse card che puoi aggiungere all'home. Nel nostro caso, dovendo aggiungere un'entità, seleziona la voce annessa. Il campo Team lascialo pure di default e sotto Identities cerca il Sonoff tra la lista. Eccolo qua. Salva pure. Ah, dimenticavo di dire che se preferisci puoi personalizzare il nome della card, quindi sottotitolo ad esempio digito MQTT per ricordarmi la natura dell'entità che inserirò qui. Questa volta salvo definitivamente. E per disabilitare la modalità di personalizzazione clicca nella X in alto a sinistra. Così facendo quindi posso controllare il Sonoff dall'Home Assistant cliccando nel bottone, posso spegnerlo, lo riaccendo e se accedo all'interfaccia Sonoff vedo che è sincronizzata, quindi lo posso rispegnere e infatti possiamo notare che su Home Assistant riviene disattivato. Premendo Toggle lo riaccendo nuovamente e Home Assistant rileverà la situazione. E se desideri controllare i dispositivi Sonoff collegati ad Home Assistant via Alexa o Google Assistant, qui sopra ti lascio delle schede su delle guide che ho realizzato. Più sopra trovi la mia playlist dedicata alla Smart Home e se sei interessato all'argomento ti invito a darci un occhio. Più sotto un altro video del mio canale, noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!